Adesso chiamerei Antonio del Monaco. Prego, candidato con noi a Caserta. Buongiorno a tutti. Devo ringraziare Luigi e soprattutto il Movimento per aver dato questa possibilità. È per me realmente un onore. Io, al di là del mio ruolo prettamente di lavoro, che mi ha portato all'apice della carriera, però al di là di questo io mi sono sempre occupato e ho utilizzato tutto il mio tempo a disposizione per occuparmi di sociale e di ambiente. Mi sono occupato di sociale e ho incontrato migliaia e migliaia di ragazzi, di giovani, e migliaia di genitori per cercare di stimolare soprattutto e risvegliare le coscienze. Credo fortemente nei giovani, credo fortemente in questa generazione che non sarà il futuro, ma sarà il presente della nostra nazione, e soprattutto cercate di conoscere il loro linguaggio, perché è facile per noi puntare il dito, ma spesso non teniamo presente che il dito dobbiamo puntare verso di noi per capire la nostra generazione che ha fatto per dare un'eredità a questi ragazzi, e invece purtroppo non lo facciamo. Ho da tempo fatto una denuncia nell'ambiente, perché io vivo nella terra dei fuochi. Ho fatto una denuncia per un sito radioattivo. Ebbene, circa un mese fa sono ritornato in quella zona, il sito è ancora lì, sono arrivato soltanto a scoprirlo di 7-8 metri, non sono andati sotto, addirittura ho trovato una sorpresa, che su quel sito c'è addirittura una montagna di amianto. Quindi guardiamo un po' che cosa succede. E allora, io perché ho scelto e ho dato la mia disponibilità? Perché non sono mai entrato precedentemente in politica, e perché io vivo la politica con la P maiuscola, è la stessa politica che vive il Movimento 5 Stelle. Onestà, soprattutto umiltà e disponibilità al servizio. Grazie. Grazie, il professor Claudio.